Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Questa è l'escape room più difficile in assoluto di Minecraft. Riusciremo a completarla? Allora, come vedete, mi trovo all'interno di una stanza fatta tutta quanta di bedrock. C'è un leggio. Benvenuto nell'escape room finale. Lo scopo di questo escape room è testare le tue meccaniche di gioco, la tua conoscenza del gioco e le tue skill per risolvere i vari problemi. Controlla tutto con attenzione. Anche questo libro potrebbe far parte del puzzle. Ok, allora, come vedete sono in survival, quindi posso letteralmente rompere qualsiasi cosa mi pare più... Oh, ma allora così è troppo facile. Dicevo, posso rompere quello che voglio perché sono in survival, però non posso ovviamente rompere la bedrock perché è impossibile. Che c'è qua dentro? Ok, ok, ci sono degli oggetti molto random. Il prismarino, un lingotto di ferro, un uovo di maiale. Cerchiamo di non utilizzare le cose in modo stupido, perché potrebbero servirci dopo in futuro. E lì ho appena visto l'uscita. Ok. Quanti blocchi sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocchi. Ok, io al momento ho 1, 2, 3, 3 e mezzo. C'ho 3 blocchi e mezzo da utilizzare per arrivare lassù. Me ne servono 7. Oh, aspetta, ma qua? Ah, ma guarda un po'. Ok, è pieno di dropper. Potrei trovarci qualcosa di utile. Non me ne ero nemmeno accorto. Dai, 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 ti prego dimmi. Ci deve essere per forza qualcosa, altrimenti non posso scappare da qua. Cioè, è proprio impossibile che io scappi da qua. Oh, fornace. Perché c'è una fornace? C'è una fornace, c'è una fornace. Ok, continuiamo a controllare. Magari troviamo effettivamente qualcosa di nascosto. Cavolo, fino ad ora non c'è veramente nulla. Beh, lui l'aveva detto che effettivamente questa è l'escape room più difficile di tutti. Ok, ferro. Mettiamolo da parte. Adesso dovrei trovare del carbone, giusto? No? Carbone? Carbone? Dai, nell'ultimo. Non c'è. Ok. Come vi dicevo, questa è soltanto una delle varie stanze dell'escape room. Quindi non è detto che riusciremo a finirle tutte in questo video. Per cui mi raccomando, lasciate tanti mi piace se volete vedere il continuo di questa possibile serie. Allora, c'era qua la fornace, dov'è? Eccola qua. E abbiamo il ferro. Cosa potrei usare come combustibile? Qualcosa di inutile. Questi sono dei blocchi interi, questo invece è un mezzo blocco. Dite che prende fuoco, posso? Tanto mi sembra il più inutile di tutti. Ok, spero di non aver sbagliato, ragazzi, se no devo ricominciare tutto quanto da capo. In questo modo riusciremo ad avere ben 3 lingotti di ferro. Ok, non male. Posso cucinare dell'altro? Direi di no, perché il tempo sta finendo. Ok, con 3 di ferro che cosa posso fare? 3 di ferro, fammi vedere. Posso fare un secchio. Però non c'è acqua nelle vicinanze, quindi non lo potrei utilizzare per scalare il muro. Ok, e allora probabilmente non devo fare un secchio. Posso fare una pressure plate, però la potevo fare anche prima, quindi non avrebbe senso. Posso fare dei nugget. Aspetta, con i nugget posso fare le catene che così diventano 2 blocchi, giusto? 1 e 2. E me ne avanzano 5. Ok, con queste 5 non so che fare. Adesso abbiamo guadagnato altri 2 blocchi. Fantastico. Quindi, mi stai dicendo che per caso posso... Adesso ce la farei a salire? Eh no, non ce la faccio comunque, giusto? A meno che... Posso rompere questi? No! E se c'è della roba nascosta? Porca miseria, ragazzi, si è nascosto qualcosa sotto, io te lo giuro. No, raga, ci metto una vita. Ci metto una vita. No, 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 figurati se li rompo tutti, dai. Qua non c'è nulla. Ma no, dai, non li rompo tutti. E invece sì, li ho rotti tutti e non c'era assolutamente nulla nascosto. Grazie per la perdita di tempo. E se in qualche modo io potessi fare tipo il parkour e riprendermi l'oggetto? Quindi tipo così, così. Però questo ora me lo riprendo. Se ho un po' di fortuna dovrei riuscirci. No. Aspetta, aspetta, aspetta. Ci deve essere un modo. E se faccio tipo... Ok, aspetta, ho un'idea. Lo rompo e nel momento in cui lo rompo salto. 3, 2, 1, vai. Quasi. Ci posso riprovare. 3, 2, 1, vai. Oh? Ma io posso camminare in questo mezzo blocco? Il che significa che posso... No, vabbè. No, no, non ci credo. Così guadagno un blocco in più. Ok? Adesso piazza questo. 1, 2. E voilà! Ce l'ho fatta! E chi lo sapeva che si poteva camminare in mezzo blocco di leggio? Ok, ci troviamo adesso in una nuova stanza. Gli oggetti a mia disposizione sono sempre quelli. Mettiamoli in ordine un attimo, bene. E cosa notiamo subito? C'è un portale del Nether e dei portali dell'End. Io devo riuscire ad arrivare lassù, quindi fammi vedere. L'altezza stavolta è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocchi. Vuoi vedere che c'è qualcosa di nascosto qua in mezzo? Sicuro? Sicuro? E invece no. Oh no, invece sì, e invece sì. Guardate. Non so se riuscite a vederlo, grazie, zoom un pochettino. C'è un blocco di copper proprio qua. Come faccio a prenderlo però? Eccolo. Rompi. Grande.
Ok, abbiamo un blocco. Fantastico. Non ho più però una crafting table. Quindi mi stai dicendo che tutto il resto lo troverò all'interno del Nether? Cavolo, mi sembra impossibile, però entriamo, dai. Benissimo. Sono all'interno del Nether e c'è un hopper con un altro guscio di nautilo. Questo lo posso prendere se lo rompo? No, tecnicamente ho bisogno di un piccone, non posso... Aspetta, però potrebbe esserci qualcosa di nascosto, no? Sicuro, anzi. Rompi, 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 rompi. E infatti c'è... Oh, bene, candela zucchero, un altro iron nugget. E chi mi impedisce di controllare anche qua sotto ancora? Lo fa una volta, lo farà anche la seconda, giusto? Dai, 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 forza. Vediamo. Ok, non c'era niente stavolta. Bene. No, in realtà è un male, perché io al momento non ho decisamente abbastanza blocchi per uscire. Dannazione. Allora, mettiamo in ordine gli oggetti che mi possono veramente servire da quelli che non possono servirmi. Questi non credo che mi possano servire al momento. Bene. Sono letteralmente fregato. Ragiona, Candy. Deve esserci qualcos'altro di nascosto, giusto? Cioè, è impossibile. Forse posso cliccarli questi? Ok, ok, statemi a sentire. Non so se lo sapete, ma in base a dove entri, quindi l'angolino del portale, potresti spuntare da qualche altra parte. Quindi è possibile che se provo ogni singolo angolo, mi teletrasporti in un'altra stanza con degli altri oggetti. Vi giuro che questa cosa funziona. Proviamo magari a entrare proprio dentro, nell'angolo. Dai, 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 più spinto. Oh, ok, no. È sempre quella stanza lì. Non è che c'è qualcosa lì nascosto nell'inventario che non sto vedendo? No? Ok. Maledizione. Proviamo al centro proprio. No. Sapete cosa? Utilizziamo un trucchetto. Aumentando il FOV, dovrei riuscire a vedere le pareti esterne, giusto? Un pochetto, dai. Ok. Come vedete adesso riesco a vedere fuori dalla mappa. Oh! Ragazzi, lo sapevo. C'è una stanza nascosta. C'è una stanza nascosta lì, che non è la stanza del Nether, perché è impossibile. Quindi, come faccio ad aprirla però? Ci sarà qualche leva, qualche pulsante nascosto, sicuro? Vediamo, 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 diamo un'occhiata a tutto per bene. Potrebbe esserci un pulsante di pietra mimetizzato che non sto vedendo. Ok, ho controllato tantissimo il portale e no. Io credo che questa sia soltanto una distrazione. Non c'è nessun pulsante, non c'è nessuna leva. Quel che mi viene in mente è... Non è che la mappa qui cambia quando mi trovo nel Nether? E se quindi io tiro questo libro lì? No, non ci credo, non ci credo, non ci credo che ha funzionato veramente! E se invece lo vado a riprendere, quella stanza sparisce, volete vedere? Guardate, l'ho ripreso. Adesso che nel Nether non si trova nulla, né un'entità e né un blocco, la stanza è sparita. Ma guarda te. Molto bene. Ok, c'è un altro hopper con una pepita. No, 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 c'è altro nascosto, sicuro. Rompiamolo. Mio Dio, ragazzi, se è difficile. Per fortuna che io sono un esperto nell'escape room, perché ne ho fatte veramente tantissime. Però non potevo mai immaginarmi una roba del genere. Dai, 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 dai. Sì, lo sapevo. Un'altra pepita. Rompiamo anche questo. Potrebbe esserci un'altra pepita qua dentro, perché me ne servono 9. Io ne ho 8, giusto? Dai. Oh. Ah, una crafting, meglio. Sì, in effetti non ce l'avevo più, quindi mi serve. Ok, non c'è nient'altro. No, invece, io posso prendere sia la torcia che la porta, e certo. La porta ovviamente me la darà se la rompo con le mani. Ok, ora non c'è veramente nient'altro, giusto? No, quindi, wow, si è chiusa. Quindi adesso mi vado a riprendere immediatamente il libro, perché potrebbe servirmi, chi lo sa. Grazie. E adesso facciamo il conto degli oggetti che ho. Quindi, 8 nugget, ma non è comunque abbastanza. Aspetta, cosa posso craftare con questo? Lo sapevo. La lanterna funziona come un blocco. Quindi, la crafto? Ok, la crafto. Bene. Adesso abbiamo 1, 2, 3, 4 blocchi. Però per arrivare lì me ne servono 8. O almeno 7. Io posso salire in questo mezzo blocco per caso? C'è un modo? Perché a questo punto mi viene il dubbio. Se piazzassi tipo un blocco qua per saltare là. Oh, la porta! Aspetta. Ok. Con la porta c'è un bug che ti fa salire. Bene. Vediamo. No. Però la porta quindi funziona come due blocchi, quindi adesso arriverei lassù. Devo studiarmela bene, non posso fare errori, perché altrimenti poi non posso recuperare questi blocchi qua. Non li posso distruggere e riottenerli. Oh mio Dio, ragazzi, sono stupido. Mi sono appena accorto di una cosa. Con questi posso fare 3 di questi. E quindi posso utilizzarli come 3 blocchi. Adesso ce la posso fare, giusto? Vediamo, facciamo un attimino il calcolo. Quindi, piazza la porta, salta, bene. Poi, 1, 2, 3, 4, 5... No, arriverei qui. Quindi non riuscirei comunque a salire. Oh, maledizione. Mi manca un blocco. Mi manca un blocco. Ti prego, non dirmi che l'ho dimenticato dietro. Ragazzi, ho un'altra idea. Visto che quello è un mezzo blocco, se io arrivo lì, dovrei riuscire a salirci sopra. Secondo voi da là posso fare il parkour? Oh, santo cielo.
C'ho un solo tentativo. Io ci provo. No, 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 no. Ti prego, dimmi che è quello giusto. Ti prego, dimmi che è quello giusto. Ti prego, dimmi che è quello giusto. Se sbaglio, sono finito. Uno, due, tre. Ok. C'è un'altra uscita. Non è vero. Non è vero. Quindi questa era un'uscita finta. Ok, dai. Controlliamo bene tutto perché non voglio lasciare nulla indietro. Non ci credo. Non... Che c'è là? Iscriviti. Perché c'è un maiale con una sella? Forse mi servirà in futuro. Ok, sono riuscito ad arrivare alla terza stanza. Per completare l'escape room ne devo fare altre 5. Bene, 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 bene. Ragioniamo. Allora, c'è subito qua un paletto che lo posso prendere immediatamente, quindi mio, grazie. Poi, qua che cosa c'è? Ah, c'è qualcosa. Aspetta, devo rompere questi item frame. Non è facile. Da qua, ok. Oh, un'ascia. Bene. Mi ha dato un'ascia, perché? Perché con l'ascia posso rompere questo? Sì, si rompe. Effettivamente sembrerebbe che si stia rompendo piuttosto velocemente. Oh, sì. Oh, sì, 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 sì. Molto bene. Ok, non voglio consumare l'ascia, quindi rompiamo tutto a pugni. Tanto il blocco non me lo dà indietro comunque. Ah, no, non mi dire che ce n'è soltanto uno, dai, non è vero. Deve esserci qualche altro hopper nascosto, vero? Proviamo a rompere anche l'hopper. Mamma mia, ragazzi, che cervello gigante che c'ho. Sto riuscendo a scappare dall'escape room più difficile di Minecraft, vi rendete conto? Dai, 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 dammi qualcosa. E niente, bene. Ok, quindi qua non c'è nient'altro. Scusa, e adesso? Cioè, non c'è letteralmente nient'altro. Devo riuscire a entrare qua dentro, quindi se la logica non è un'opinione, ho bisogno di una trapdoor. Perché è l'unico modo che ho per strisciare all'interno di un solo blocco. Cosa? Ok, ok, ok. Non ci arrivo però. No, vediamo se così. No, aspetta, forse ho bisogno di un tappetino. Questo lo posso piazzare qua? No. Se ci avessi un tappetino riuscirei a salire sulla fence. Per il tappetino ho bisogno della la... Che cos'è questo? Un pannello. C'è un pannello invisibile. Di vetro. Ok. E da quanto tempo ce l'ho, scusa? Allora, allora, allora. Forse sul maiale? Forse se metto il maiale ci posso arrivare perché arrivo a mezzo blocco in più? O c'è dell'altro nascosto? No. Quindi sicuramente, grazie a questo vetro, posso raggiungere quello, giusto? Ti prego non dirmi che l'ho appena sprecato. Bene! Trapdoor e altro prismarino. Ora, ovviamente, se rompo questo si rompe, giusto? Sì, te pareva. Ok, quindi... Oh, porca miseria. E adesso come faccio, scusa? Così mica mi rimpicciolisce. Oh, e invece sì. Ok. Oh, ce l'ho fatta! Questa me la riprendo, però. Ti prego, ridammela, ti prego, ridammela, ti prego, ridammela, ti prego, ridammela. Sì! Benissimo, ragazzi! No, dai, questo è stato troppo semplice. Questo è stato troppo semplice. Allora, diamoci un'occhiata in giro, perché... Maledetto, secondo me quello nasconde qualcosa qua. Bene. Il prossimo livello lo vedrete nel prossimo video. Se volete vedermi scappare da questa prigione gigante di Bedrock, lasciate più di 10.000 mi piace per la seconda parte. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!